Ma che pezzo è? Ma io non ho capito. Ma che tipo di lingua di Menelik hai comprato? Cari ragazzi, questo oggi è un bel bucio di culo dentro fra noi. Cari ragazzi, sto morendo con sta maschera. Ecco qui. Sto piangendo. Giada sta piangendo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ben trovati ragazzi, yeah! Leggete dietro Happy Birthday perché è il compleanno, ragazzi. È il compleanno del Massimo! No! Sì! Quanti anni fa? Non si dicono, Già, nell'altro video c'è. 18 anni non si dicono mai. Che ti sei invogliato il fischietto? Ragazzi, vi avvisiamo. Vi avvisiamo. Hai rotto il culo, insomma. Vi avvisiamo che stanno iniziando i video speciali Halloween partendo da questo, poi ce ne sarà un altro che uscirà il 31 proprio sul giorno di Halloween fighissimo che andremo a girare tra poco questa sera. E è tutto. Metti paura, È tutto ragazzi, facciamo vedere. Qua c'è Stacos di Halloween, il ragno di Halloween e là abbiamo trovato pure le ragnatele, poi vi faremo le patatine di Halloween, ecco qua. Raga, vi spieghiamo cosa andremo a fare oggi. È fighissimo. E voi basta che mangiate, Non ho capito. È il mio compleanno e questi mangiano. Avete capito? Qua dentro inside ci sono dei bigliettini che tu dovrai pescare e c'è scritto delle cose che noi ti dobbiamo raccontare che tu non sai che abbiamo fatto. Esatto. Che non vanno bene, cioè in teoria non andrebbero bene, però una che recentemente era una cosa tua abbiamo fatto, La San Lorenzo questa. Sì, è vero. Quello che dicevo che la San Lorenzo. Avete capito ragazzi? Queste hanno dei segreti. Esatto. Vai a capire che tipo di segreti e sono pure particolari. Però, allo stesso tempo, per rendere la cosa più divertente, abbiamo comprato delle cose da dipingere. Sempre da Teddy. Vediamo se dipingerà. E vediamo chi dipingerà meglio. Quindi tra una spennellata e l'altra si raccontano. Sì, esatto. E mangiamo anche. Ho capito. Voi già mangiate? Okay. Sì. Quindi la torta dopo. Questa ragazza patatina riccia è fighissima. No, questo sono buone. Ragazzi, è favoloso. Questo è il formaggio, Formaggio? No, formaggio qua. Ho anche il ragnetto per il mio compleanno. Infatti ci sarà il regalo, no. Abbiamo già detto che è una pianta, ma non sa che tipo di pianta, ok? E sappiamo che comunque. Speriamo, ragazzi, speriamo che non sia una pianta di cetrioli. Inizia con la P, la seconda lettera è la I. Vedremo. Allora, un attimo, smettete di mangiare perché dovete scegliere quale tipo di dinosauro. Di vedere che ci sta. Allora, c'è lo pterodattilo, lo volevi tu? Lo volevo io questo, il mostro. Poi c'è il T-Rex. È il mio. Triceratopo. Questo è l'ingropposauro. Eccolo qua. L'ingroppo. Cosa vuoi? Io mi scelgo l'ingropposauro che mi rappresenta. Io faccio il T-Rex o il Triceratopo, sono indecisa. Ma vuoi fare questo che non so cosa. Il T-Rex sta per transessualex. Ok, via. Ok, allora. Cari ragazzi, oggi mi sento un po' Giotto, un Raffaello. Giotto. Dovete dirci chi ha dipinto meglio. Allora, il mio problema, ragazzi, è che sin da quando andavo a scuola, mentre gli altri compagni disegnavano il corpo della persona, ricco di tutte le sue funzioni, tutte le sue parti, il volto, eccetera. Io lo disegnavo semplicemente con un cerchietto e le stanghette. No. Eri bravo. Ero bravissimo, guarda. Allora, ci sta. Ero molto sintetico, quindi adesso devo dipingere l'ingropposauro, immaginate che può venire fuori. Ragazzi, sono in mezzo a due scrofe, se non l'aveste capito. Io mi prendo questo piccolo che è meglio. Giada! Cioè, guardate, se è finito tutto. Io non lo so. Cari ragazzi, prima di cominciare mi faccio il segno della croce perché potete immaginare le due che cosa avranno messo. Scritto. Le confessioni che dobbiamo fare. Le confessioni indicibili che verranno fuori. Questa. Ci hanno attirato. Bussa un po' più. Leggi che c'è scritto perché l'abbiamo scritto in modo molto. Ma la mia.
Leggi a voce alta. Ma come cacchio l'hai scritto? Così. Ah, questa io ancora non l'ho capito. Monopattino più Lorenz. Ma io direi di cominciare a dipingere intanto. Sì, ma io non ho capito che c'entra il monopattino. Ora spieghiamo. Ti spieghiamo perché è un po'. Poco tempo fa, sì, ti ricordi? Do you remember? Quella volta che tu mi hai fatto provare il monopattino per la prima volta, io volevo continuare ad andarci e tu hai detto no. L'hai preso? Poi dopo, quando sei andato via, io Noemi, l'avete preso? E si sta, il problema. Ma infatti mi sembrava che era sta. No, l'avete preso veramente? Sì. Ecco perché l'ho trovato. Ma io ho detto, ma tanto non se ne accorge, mica se lo ricordo. No, meglio che non ne sono accorto. Come l'hai trovato? Perché l'abbiamo rimesso nella stessa posizione. No, era spostato in maniera differente. Me ne sono accorto. Lo guardavo, dico. Allora, guardavo, io il monopattino non lo mettevo certamente. Quando sono arrivato lì, ho detto, le cose sono due. O io mi sono rincoglionito, o qualcuno ha utilizzato un monopattino. Era la seconda. Che soffri di delirium tremens? No, che cosa? E noi abbiamo preso il tuo monopattino e mentre ci stavo andando, io devo far vedere il video perché l'abbiamo messo in Instagram. Abbiamo fatto un video, l'abbiamo pubblicato. Lo cambio. Dai, che se lo stavi colorando di blu. Ma non tutto blu, era arte quello. L'abbiamo, beh, dipinti, abbiamo dai, fatto vai. Un video nel mentre che andavo sul monopattino e l'abbiamo caricato su Instagram, sulla pagina Noemi Giada. Il problema è che Giada si stava per schiantare contro la colonna. Letteralmente, a un certo punto, io mi sono vista spiaccicata e per pochissimo sono riuscita a frenare all'ultimo e non sono andata a sbattere. Se ti spiaccicavi addosso alla colonna, infatti io l'ho detto. A me non me ne fregava niente che te li spiaccicavi addosso alla colonna. Il problema era per il monopattino. Avevo paura del monopattino, infatti che si rompesse. Dico no, non lo rompo, non lo rompo. Pare che tu sia stato lei. Rovinavate il monopattino, erano cavoli vostri. Abbiamo caricato le storie su Instagram, su Noemi Giada, del nostro profilo, no? Del canale. A un certo punto, mentre stavo su Instagram, arriva un messaggio da Lorenz, no? Che ha risposto alla nostra storia. Ho scritto, ora guarda che glielo dico al Maximum, come ti chiama lui. E tipo, sono il Maximum, no il Maximum. Ormai mi ha ribattezzato lui. Io gli ho risposto, no, non lo saprà mai tanto. Quindi infatti non te lo poteva dire, però l'hai saputo da lui ora. Altro bigliettino. Vai, proprio altro. Impegnati, No, allora, vediamo. Non so come l'abbiamo scritto, sì. Sandalo. Oh, sandalo col rotto. Sandalo. Vai, ci sei sempre di mezzo tu comunque alla fine. Sì. Vai. Qua si parla che io avevo 16 anni. Io ero qui a casa di sera. Ero venuta a dormire una mia amica da me. E, però ci stava solo lui quella volta, insomma, non ci stava. Praticamente, io e lei non abbiamo dormito tutta la notte. E così stavamo a fare cavolate, perché c'era 16 anni che fai alla fine, se così cavolate, a fare cavolate. Fare cazzate. Tra queste cazzate che abbiamo fatto, ce n'è una che se ci penso la dico, ma come facevo a quell'età? Cioè, proprio stupida. Praticamente, all'epoca io e noi avevamo un po' di scarpe, tra cui i sandali. Io e questa mia amica ci stavamo... L'avete lanciati di sotto? Abbiamo lanciato il sandalo di sotto dalla finestra. A quell'epoca, per fortuna, però non c'era locali. No, non c'era nessuno. Perché se no cioè, non l'avrei mai fatto. Però poi la mattina dopo il Massimo è sceso, perché noi eravamo svegli, stavamo guardando di fuori, lui non ci ha viste, è fatto da un bambino. No, ma quello sembra da... Stava andando a prendere lo stabilimento, passandomi sotto ha visto questo sandalo in mezzo alla strada, ha preso e l'ha messo sul marciapiede, lui non ha mai saputo che era mio, che avevamo lanciato. Ma poi che metti? L'ha guardato tipo strano, l'ha preso e l'ha spostato sul marciapiede. Beh, certo. E comunque quella notte non abbiamo lanciato solo il sandalo al calcio. Hanno lanciato pure le mutande. Ma è solo l'inizio, perché già l'abbiamo fatto un sacco di altre cose. Tante cavolate, capito? Che ho due figlie sballate. Abbiamo fatto bene? Fantastico. Allora, questa cosa è successa più facile di peggio. Quello è vero. Facciamo qualcos'altro. Ma che lei non sa perché fa così ridere a lanciare le cose. Faceva ridere, lanciamo e ridevo. Di sega a scuola. Sega da scuola, vabbè, come si dice. Sega da scuola, non pensate male. Ho chiesto sega a scuola. Infatti. Vai. Però, una cosa che non sai, questo riguarda me, è che a volte quando andavo a scuola, specialmente all'ultimo anno, io non entravo a scuola. Scusa, e quindi stavo là, dietro la scuola praticamente, seduta a aspettare. O leggevo un libro, mi facevo i compiti.
soprattutto certo. Quando c'era economia. Là dietro, presente dietro la scuola che ci stanno tipo le banchine di... Lì. Cioè. E non avevi pensato che i professori ti potessero vedere? No, perché ovviamente ci andavo dopo che... Ma da sola, stavi da sola? Yes. Io almeno facevo sei a Cotteria. No, no, da sola, perché non... Adesso, cioè, non mi andavo manco di vedere i compagni, ma... Io pure con gli amici. Questo è stato breve, dai. Breve ma intenso. Breve ma intenso. Però no, perché nessuno se l'aspettava, invece sì. Mazza che schifo che sta avvenendo. Vai con l'altro biglietto. Lo so io. Comunque io ho fatto peggio di loro, E appunto, quindi... Io ho fatto molto, molto peggio. Poi facciamo le confessioni di te un giorno. Faremo le confessioni di... È vero. Uova e cibo. Queste siamo le due. Cacchio gente. Allora, raga, la nostra finestra però ci ha sopportato di tutto e di più. Cioè, ha lanciato pure le uova al cibo questa, avete capito? No? Questa è la verità, no? È vero. Allora, una volta io e Noemi, di sera, così ci stavamo annoiando, ridendo e scherzando tra di noi. Già ti ha detto. Io ho detto, ma perché non lanciamo un uovo intero preso dal frigo di sotto? Ah, capito, invece di mangiarlo. Il problema è che poi è diventato lanciare il prosciutto e i biscotti. No, esatto. Il prosciutto no. È stato tanto. Abbiamo preso un po' di cose dal frigo e le abbiamo lanciate. Cioè io non lo so, io mi metto a dieta tutte e due. Ma mi sto tanti fanno, perché non io non lo so. Avevamo 15 anni. Scusate, voi avete dei figli, delle figlie che lanciavano le uova, il prosciutto, la mortadella, sì, i panini. Io non lo so. E la mia cosa era vedere l'obiettivo se riuscivo ad andare sul marciapiede o superare la cosa dietro. Io ti dicevo, dai, la lancio da sopra per il lago. Supera, vediamo se riesci a superare il marciapiede. Noi prendiamo l'uovo e lo lanciavamo questa sfida di superare noi. Io non lo so. Farla andare per una certa... Ma che razza di figli. Arrivano tutti i gatti a mangiarsi. Ah, certo. Grazie al cavolo. Grazie al cavolo. Dai, avevamo quanti anni? Su ce n'avevo tipo 18. E io ne avevo 20. E allora erano due deficienti comunque, perché lo posso capire, magari avete fatto una cavolata. Davvero, ma no, ce l'avevamo di meno. No, a 20 anni vi mettete a lanciare il prosciutto, le uova, lanciavano. No, come tutti i ragazzi, perché i ragazzi dell'età loro, no? Grazie. Dal palazzo, sai, uno abita nel palazzo, dice oggi stasera che facciamo, amici? E lanciamo le uova, la nonna, che ne so. Prossimo! Vai! Andiamo avanti. Finite. Cos'è? Che cos'è? Cosa abbiamo scritto? Vaffanculo a scuola! Questa è stata la mia. Questa è stata la mia liberatoria. No, nel senso che l'ultimo anno proprio non ne potevi più tu. No, no, questo no, aspetta. C'era una che stava dando fastidio a Giada. Io andavo in primo superiore. Esatto. Sì, e lei in terzo. Non era neanche l'ultimo anno. E tipo questi dava fastidio. Me lo ricordo. Io mi ero incavolata, c'è tutto. Era proprio la fine della ricreazione. Allora io in mezzo al corridoio, presa da un impeto di rabbia, urlo, Fabio urlo, vaffanculo. C'erano? Io stavo però, c'avevo qua accanto la mia classe. Ma l'insegnante... Nel corridoio c'erano tutti, poi c'erano pure insegnanti. E l'insegnante si gira ragazzi, e poi i compagni si fanno, ma Noemi, perché non se l'aspettavano. Mi serve! Era pieno di ragazzi e ragazze perché era tipo ricreazione, era appena finita tutti nel corridoio, e lei l'ha urlato in mezzo a tutti. Ragazzi, stavo là. Sto facendo un capolavoro, dopo ve lo voglio far vedere. Ma io ho fatto, ed è bellissimo. Guardate che l'ho fatto a tema Halloween, perché adesso è un po' horror visto che è Halloween. Prossimo. Vabbè, questo è un classico, ragazzi. Firma falsa. Chi è che non ha mai falsificato il libretto delle giustificazioni? Esatto. Un giorno praticamente io ero entrata tipo in seconda ora, però era un po' di volte che lo facevo e quindi loro mi firmavano entrata in seconda ora. Poi a un certo punto però la cosa stava ripetendo tipo troppe volte. Quindi, certo. Cosa è successo? Me ne accorgo. Che non era manco per colpa mia per l'altra volta, vabbè. Pratica, anche se non mi dispiaceva entrare in seconda comunque, quindi praticamente arrivata tipo a quest'altra volta che ero rientrata in seconda, ho detto no, però non glielo posso dire perché sennò si capisce che insomma c'è qualcosa che non va, cioè lo capiscono. Certo. Quindi sono andata da Noemi perché so che lei sa fare la firma del massimo uguale, proprio uguale. E gli ho detto, mi puoi firmare questa entrata in seconda ora perché almeno non si arrabbiano, cioè non lo scoprono così. E lei me l'ha firmata, raga, l'ho fatto dire alla prof, proprio non ha capito nulla perché era identica alla livello prima. Una volta che me l'ha firmata proprio, invece l'insegnante mi fa, ma sei sicura che la firmata? perché dipende tante volte come firmo. Io tante volte mi sbrigo, faccio uno scarabocchio. Però magari, quando ho dovuto mettere la firma su dei documenti, l'ho dovuta far bene. Loro hanno ricalcato quella buona, esatto. Ecco lì il risultato. No, ma io lo ricalco.
Già, Noemi, prendi l'acqua che mi sta avvenendo un ribollimento profondo. Che questo è un po' pizzicano, eh. Io non ci sarei bravo, eh. Io copiavo. No, non lo stavo nominando. Sono io. Che mi sta a fare cagata, sicuro perde. Fai tre biglietti. Scegli. Rosso o blu? Pala fitta gialla. Però l'ho fatta tutte io. Che hai combinato sulla pala fitta? Una volta io avevo sempre questa, non so come faccio. Lo so. Io avevo sempre questa mia amica. Praticamente ad un certo punto un giorno io sono andata da mia madre e gli ho detto, gli ho chiesto se potevo rimanere a dormire a casa di questa mia amica, che è la stessa con cui poi avevo tirato le cose dalla finestra quando era rimasta a dormire. Certo. Tutte con lei facevo. Cos'è successo? Io gli ho detto che andavo a dormire da lei. In realtà noi volevamo rimanere. Oh mamma mia! Ma che cavolo gli hai fatto le zampe arancioni? Le hai fatto un piccolore? È vero? Sei stato tu! Sì! Guarda che hai sporcato! Come quel giorno che siamo andati alla fabbrica abbandonata. Stavo molto quel video non è venuto. Allora, si è sentito un botto, era lei, era tutto. Giada aveva sparato dentro il capannone alla fabbrica abbandonata, che vedrete il video. Non è Giada aveva sparato, si è sentito. Allora, stavo raccontando. Praticamente sono andata da mia madre, gli ho chiesto se potevo rimanere a dormire da questa mia amica, lei ha detto di sì. Però in realtà l'ho presa in giro, diciamo, 5 anni fa, dai. E, però in realtà... No, Giada! Me l'ha rovinato la testa, che fa schifo. Non è... Poi l'ho rovinato, fatto tutto. No, fermi, è venuto bene, è astratto. Sì, guarda, sì, no, fermi. No, devo prendere il colore rosa. Guarda se ti metti a fare... Ah, però la striscia su di te. No, fermi. No! Non rompere. Fermi! Praticamente, che è successo? Allora, io ho chiesto se potevo rimanere a dormire da questa amica, lei ha detto così. Però in realtà, io questa amica, quando gliel'ho chiesto, in realtà avevamo già in mente. Di rimanere in giro la notte fino alla mattina. E questa mia amica gli ha detto che lei rimaneva a dormire da me, capito? Io invece gli ho detto, ma che io rimanevo a dormire da lei. Quindi tutte e due sapevano che noi eravamo a casa l'una dell'altra. E invece eravamo tutti in giro. Oh, è stato fighissimo, siamo in giro tipo per tutto il marciapiede qua sul lungo lago. Ci siamo messi, che all'epoca c'era l'amaca, c'erano le cose morte, ci siamo messi là. Siamo saliti tipo tutta la notte in giro, la mattina dopo ero morta. Leggi? Capito, avete capito? Spazzolino cesso. Questo è Noemi. Ti è cascato lo spazzolino nel cesso. Poi l'hai utilizzato. Non mi ricordo se era. Ecco perché c'aveva l'alito di merda. Non mi ricordo chi è successo. Se era arrabbiata o con te o con mamma o con nonna. Fate rabbia così uno spazzolino di uno di voi. L'ho messo nel cesso per fare il dispetto e l'ho rimesso a posto. Però secondo me era da noi. E allora ragazzi, dopo queste confessioni inconfessabili, dopo questi segreti che mi struggono l'anima, esatto, perché sono rimasto scioccato, è arrivato il momento di far vedere. Votare. Di far vedere. Votano loro. Facciamo vedere quello che siamo riusciti a creare con il mio ingropposauro. Il tuo che cos'era? Lo stregosauro che era? Sì. Il tuo che era? Aterodattilo. Aterodattilo? Aterodattilo? Come si dice? Pterodattilo. Pterodattilo. Okay. Però i nostri sono stati rovinati dalle mani. Quindi cominciamo. Vi premetto una cosa. Non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino. No, la tiro al mio. Ma chiaramente io mi sono dedicato a una pittura di tipo astratto, a differenza di Giada e Noemi che sono rimaste sul classico. Però sarete voi a votare, votate. Mettetele nei commenti, votate, ok? Esatto. Aspettiamo la vostra votazione per stabilire chi sarà il vincitore di questa... edizione. No, di questa... festa di Halloween e del Maximo 2020 compleanno. Ok, di questa mitica gara. Comincia Giada col suo... merdodattilo. Io vi dico perché dovete votare me. Primo, perché io mi ci sono impegnata e non sono un artista, non sono una pittrice, ma ci ho messo tutta l'anima. Cioè, in sintesi, ne incacchio. Ci ho messo tutta l'anima, ci ho messo tutto il cuore. Ma infatti si sente, quindi, metti l'anima. Mi dovete... Descrivi quello un po' che fa. Allora, io, siccome è Halloween,
è a tema Halloween, quindi ho fatto un pterodattilo, come cavolo si dice, l'ho fatto... Che pazienza che mi ci vuole! Pterodattilo, l'ho fatto oscuro, quindi l'ho fatto tipo dark, tema Halloween, infatti ho mischiato arancione, nero, che sono i colori di Halloween, poi i puntini rosa è colpa del Massimo, lo dico. Guardate, osservate. Allora, questo è lo pterodattilo di Giada. Ok, adesso andiamo a Noemi che ha fatto un dinosauro rosa punticchiato di blu. Allora io lo volevo fare verde e blu, ma non c'era il verde. E ho fatto il contorno giallo così per fare un po' vicino a te. Che cos'è, uno stregosauro? Non lo so, penso di sì. Sì, è uno stregosauro, sì. E gli ho fatto le come si dice, le palline, le palle, blu. E poi ha detto quello del Maximo, arancione sopra, e poi l'ha rovinato sotto. E allora ragazzi, adesso... Ah, infatti il bucio di culo è tuo. E allora squilli di trombe, rulli di tamburi. E allora adesso vi presento la mia opera postuma. Io ho preso, non so più che cos'è, perché a me sembra più un'anatra. Però io mi sono ispirato con umiltà a tutti i pittori in erba. Io mi sono ispirato ad un tipo di impressionismo, cioè nel senso che impressiona. Al puntinismo. Guardate, vi assicuro, notate il mio perché è stupendo. È diventato una papera. Ecco però. Qua, guardate. È vero, è il top del top. Fantastico. Ragazzi, è fantastico. Pare una papera, pare. Guardate. Da dinosauro è fatto diventare papera. E allora ragazzi, sono sicuro che sono sicuro che io vincerò. Per te. E quindi ma io non lo so. La nostra Chloe. Questa è la nostra mascotte. Nella nostra mascotte che sta sempre con noi, vero? E allora ragazzi, dopo questa avventura, dopo poi queste rivelazioni piccanti, dovete votare, e non è finita. E scrivetelo nei commenti, Scrivete nei commenti chi deve vincere. Esatto. Giada, Noemi o il Massimo? Però adesso mi hai messo paura. Scusa. È arrivato il momento della torta o del regalo? Della torta. Della torta, prima la torta. Happy birthday. Allora, raga, guarda come ti piace. La torta di Halloween. Visto che è Halloween. Cioè, bellissima. C'è l'albicocca, mostruosamente buona. E abbiamo anche le candeline. Ah. Eccole là. Così molto presente l'odore. Così scoprirete l'età. Sembra sacher. Buona. Dai, no, è. Scusa, guardate, c'è la zucca! Questa sa mangiare pure! Pure l'amore, scendi. Vai, mandiamo via il nostro prosciutto. Guardate che bello, fa 45 anni, l'avete scoperto? Magari. Sì! Accendino più appicciato. Credo, Ma no, è così! Oh, avete finito? Tanti auguri a me! Tanti auguri a me, tanti auguri a El Maximo, tanti auguri a me. Vada! E vada! Sì, ho espresso il desiderio. Mangia. Com'è? È l'albicocca. Di avere due figlie diverse? No, vanno bene così le figlie. Wow, ma questa è troppo grande. La potremmo fare. Vabbè, dai, sì. Com'è? Buono. Buonissima. L'albicocca è tutto cacao. Buono. È un cacao appena fatto. Un pappone. Io voglio tagliare sto pezzo solo. No! No! Ma già, falla finita perché non lo fai. Subito! Sto brutto vizio! E poi c'è il regalo! È pronto? Adesso c'è pure il regalo, capito? Ragazzi! Immagino che il regalo! Gli abbiamo già spiegato cos'è, una pianta grassa, però è una specie che lui non conosce. Cerriolo! Ma veramente! Lo vado a prendere?
Cos'è questo al giardino, immagino? Tengo il nastro coso, cioè. Allora, ecco due regali. Qua, la perimetra pianta. Senti me? Senti che è lunga. È una pianta lunga. Allora, però voglio fare una premessa. A me piace un sacco incartare le cose, infatti io ho incartato pure la lettera. Esatto. E guarda che bello, è più prima la lettera, grande. Però, perché la lettera c'ha un destinatario. Quindi fai la lettera c'ha un destinatario. È bollino. È una pianta molto speciale da parte di qualcuno che tu conosci anche. Ok? La lettera spiegherà tutto. Apri. Vai. Vai. Apri, apri e fai vedere a loro. Hai finito? Sto prendendo le bolline di questa pianta. Adesso ti emozionerai, eh. Guarda, mi voglio proprio emozionare. Vedete come caracchio l'ha inventato. Prendici in giro. Mi voglio proprio emozionare. Guarda, già mi sto emozionando. Preparati, perché se mi emoziono troppo vado al bagno. No, non te la provo io, non ci devo andare. E dai, è regalo, non ti faccio il regalo. Mi piace. Poi c'è la mia incappata. Vai. Pitte. Aspetta, aspetta, fai vedere. La busta di Pit. Non è da parte del Pit, non è neanche la busta del Pit. Mo ti spieghiamo. Mo ti spieghiamo. Ok. Ma se mi fai vedere con la birra. Happy birthday! No, infatti è rimasto. La leggi. Allora, la leggo testualmente. Io, infatti immagino. C'è già la pianta. Augurissimi dai tuoi figli. Sei vecchio? Ma? Che ci scrive? Ma più sexy. Ci aspetta un anno pieno di video. Ti facciamo tante. Ti vogliamo. Ah, scusa, ti vogliamo. Mica si capisce, ma chi è scritto? E dai, sì, sì. Ti vogliamo tanto bene. Il cuoricino, guardate così. Che carini che siamo. PS. Andremo in Lombardia dagli Scarlet Bugs on the road. Ecco. Aspetta, è bella questa, no? No, la il bello andremo in Lombardia le scare basse col bollino di Pit. Io non lo so, però c'è un motivo, oh, perché c'è il bollino. Lorenz, io mi incavolerei come una iena a questo punto, eh. C'è un motivo, il bollino questi, di... questi parlano con voi, però mettono il bollino, sì, di ma Pit, il bollino di Scarbax non esiste, se lo mettevamo loro, E bastava mettere un pallottino qua sopra e risolto. No, ma c'è un motivo, c'è la pianta qua. Questa è la pianta del Pit. La pianta qua. È una pianta del Pit magica, è tipo paranormale. Adesso la pianta, la pianta. Ah, senti, senti, io ce la riprendiamo noi. Con la carta dei bambini. Cioè, c'è un pezzo. La carta, la carta, sì, con un sacchiotto. La dividiamo quel pezzo. Tipo. Questo? Dai, adesso concentra, ti fa vedere bene perché è bellissimo. Mi concentro. Ti piacerà, veramente. Ragazzi, mi concentro. Yeah. Sto concentrando. Senza il bicocca. Ma per bagnare. Meno male. Ma com'è puzza? No, sto scorreggiando. Questo è l'unico momento, è un momento. Sì, è un momento. Ma veramente! Guarda! Cioè, ma l'avete rivestita? No! Guarda! Ma che cacchio! Ma che? Apri! Non era una pianta che stavo prendendo in giro. Apri un po'. Guarda perché c'era scritto Pit. Io non lo so. Il tappetino è il coso per il mouse del Pit. Proprio la scritta di Pit. Lorenz, guardate. No, vedi come sono affezionati a voi. Pensate un po'. Guarda che ti piacciono. Perché a te piacciono loro. È per quello che ti ha regalato quello. E allora guardate che cosa mi hanno regalato, che a me piace molto, per carità di Dio. Sono contento. Sentite come hai fatto bene. Per quello che abbiamo regalato il culo del Pizza. La fai finita che è stata spazio. Tutta la torta. Questo lo metto su. Abbiamo festeggiato il mio compleanno, sono contento. Oddio, scusa! Questo è lo sticker, si qui ci hanno regalato. C'è lo sticker, guarda, dove vuoi? Il telefono, non lo metti. Ecco qua. Mettilo sul telefono. Lo metto sul telefono, vero, vero. Ora dopo lo metto. E allora dopo questa avventura, questa challenge in cui ci siamo divertiti, mi raccomando una cosa importante, dovete stabilire voi chi è il vincitore di questo. Ecco qua, di questa. Esatto. La fai finita con questa. Però, c'è un però. Che? Questa sera. Non lo so.
Faremo l'Antonautica. Ah, ragazzi, questa sera ci prepariamo con le videocamere. Stasera Randonautica. Chissà dove ci porterà. Dove ci porterà? Mamma mia, raga. E allora ci divertiremo. Nuova avventura. Dopo la visita alla fabbrica abbandonata con Randonautica. Di sera, raga, di notte, stavolta. Dopo cena, al buio, vedremo dove ci porterà. Seguiteci perché ci sono belle e interessanti novità. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete, giusto, mettete mi piace e attivate, giusto, la campanella per avere sempre la notifica dei nostri video. Non solo, seguiteci sulle nostre pagine Instagram che vi mettiamo ora, sì, TikTok e Instagram, mi raccomando. E tanto il Massimo tra poco si fa Instagram. Esatto. Esatto. E quindi ci seguiremo tutti insieme. E allora da Giada, Noemi e il Massimo è tutto, un grosso ciao e come si dice, pollice in su. Se vi è piaciuto. Yes! No, Noemi, tu è non quello che avevamo mi indica pensato. Qui. Mi qua? Indica qui il bosco. È quello che avevamo l'entrata. Pensato. Ragazzi, stiamo per entrare. Ma però si consa, non lo so per capire. Non vedo le lontane. Dove? Mi fai prendere. Oh, solo io li sento. Sì, li senti solo tu. Io sono. Ce l'ho sulla camera. Via, via, via. Oh, sono più di uno, raga. Via. Via, 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 ragazzi. Ti faccio luce io. Cammina, Giada, che ti aggrappi. Guarda, sta attenta, ferma che qui tu ci scappi. Ecco. Io ho la fobia delle api in generale, questi insetti. E raga, ci hanno accerchiato. Yeah.